È consuetudine nei comuni d'Italia che il Presidente del Consiglio Comunale, essendo anche consigliere, scenderà allo scranno ed intervenga nella veste di consigliere. Io per scelta ho deciso di non farlo, ma oggi per la prima volta del mio mandato sì. Quindi io inviterei il consigliere Viandibene a sostituirmi e a prendere la presidenza dell'Aula, grazie. La cremazione è un servizio pubblico. La costruzione e gestione dei crematori spetta ai comuni, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini. Ci sono delle norme a base della progettazione e realizzazione dei crematori, che sono norme ad oggi valide, sono il DPR 285 del 90 e la circolare del Ministero della Sanità, la 24 del 93. In base all'articolo 78, comma 3 del DPR 285 del 90, la competenza di approvare i progetti dei crematori spetta al Consiglio Comunale. La segreteria generale fa riferimento alla delibera consigliare del 1980, ce l'ho qua, che approva il progetto generale esecutivo del nuovo cimitero comunale, trascurando che detta delibera non approva la realizzazione del progetto preliminare sul forno crematorio, ma le opere di realizzazione del nuovo cimitero. E all'epoca il Consiglio Comunale, tra l'altro, non avrebbe potuto neanche farlo, dal momento che la normativa sui crematori è successiva al 90. Così scrivendo, la Segreteria Generale conferma la sostanza che la competenza del Consiglio Comunale, il quale a distanza di 36 anni ha tutto il diritto alla competenza ad approvare ogni e qualunque tipo di progetto in materia di cimiteri, anche laddove si fosse trattato solo di riaggiornare un progetto approvato nell'80. Il progetto per legge doveva passare in Consiglio Comunale. Ora io mi pongo una domanda, perché poi non è che sono specialista in diritto amministrativo, ma un atto emanato da un organismo che giuridicamente non è competente non è nullo? Io ritengo, sindaco, che il forno l'ha fatto lei. Qualcuno non aveva affermato che il Consiglio Comunale aveva già approvato un progetto? Io voglio vedere le carte. In verità appare che il progetto preliminare, a 36 anni di distanza dalla delibera di approvazione del progetto generale del nuovo cimitero, pare che sia stato approvato da tutti, dirigenti, giunta, tutto quanto, tranne il consiglio. Nel suo comunicato lei specifica che io mi sono attivata vista la mozione del consigliere Grasso, nulla di più falso. Io ho iniziato a reperire le carte, c'è l'albo pretorio, me le sono stampate, delibere, dei termini, mi sono stampata tutto e ho iniziato a studiare. È così che siamo arrivati alla due dirigente. Io, signori, non credo che non ho fatto né più né meno che assolvere a quello che è il mio mandato istituzionale, il mandato che mi è stato dato da tutti voi qui e dai miei colleghi che mi siedono dietro. Credo che voi abbiate esautorato quello che è il ruolo del Consiglio Comunale. Consiglio Comunale che non ha potuto esercitare il ruolo attribuito dalla legge, dai regolamenti e dalla Costituzione. È stata calpestata la sovranità popolare e la democrazia. Il senso dello Stato, delle istituzioni, deve partire da quelli che occupano queste sedie. Noi siamo i portavoce, dai lontanori, deve partire dagli amministratori, dai rappresentanti. Io siedo su questa poltrona grazie ad un mandato elettorale che mi è stato dato da quelle persone che stanno qua. Questa non è anche qua, però esiste, vedete, esiste al di là di quelle, esistono dei diritti costituzionali, che è la libertà di pensiero, la libertà di opinione, la libertà di espressione. Ma vedete, io ritengo che questa non è né un SRL né un SPA. Questa è la nostra città, questa è di tutti, e quindi credo che, anche se a volte non può non piacere quello che ci viene detto, comunque le persone poi abbiano il diritto, debbano poter mantenere il diritto di dirlo. Io sono venuta qua per amministrare una città con la gente e per realizzare un programma elettorale concordato con i cittadini.
Non mi sento dissidente perché mi attendo a quelli che sono i valori del movimento, perché io ancora ci credo. Trasparenza, condivisione, compartecipazione. Il Movimento 5 Stelle si è battuto ed ha vinto contro la realizzazione di molti crematori. Il 5 Stelle lo ha realizzato, quindi io mi sento proprio tradita. E la cosa, siamo veramente alla follia. Io oggi ho assistito proprio a un momento folle, dove sono sentita consiglieri, colleghi del PD, che citavano i miei. Io, secondo me, nella vita bisogna avere coraggio, il coraggio della coerenza. E lei ce l'ha! E lei ce l'ha. La mia... Io espresso il mio pensiero, che molti lo condivideranno, molti no, ma questo è ciò che penso e non vi nascondo la delusione e l'amarezza. Grazie.